Quali sono gli ingredienti per il successo? La passione, la tenacia, un'intuizione. A volte l'ispirazione giusta può arrivare anche da un libro. Mi chiamo Fabio e sono salito a bordo di Undimax alla ricerca delle eccellenze agricole italiane per scoprire come si diventa i migliori nel campo. Siamo a Besate, in provincia di Milano, nel cuore del Parco Naturale del Ticino, il più antico parco regionale italiano. Sto andando a conoscere Gabriele Corti, il proprietario della Cascina Caremma, un'azienda agricola nata nel 1989. Ciao Fabio! Ciao Gabriele, piacere. Senti, è bellissimo qua, andiamo a fare un giro? Se vuoi subito. No, andiamo con la mia macchina, dai. Forse meglio. Quindi tu? La nostra azienda è un'azienda agricola biologica certificata da 25 anni che per funzionare deve attuare alcuni accorgimenti. Il primo e il più importante è certamente l'introduzione della rotazione. Qui davanti a noi è stato appena tagliato l'orzo e seminato il mais. Ecco, questo però non è solo un campo di mais da polenta, è anche qualcosa di più, perché fa parte di un ciclo che io chiamerei una rotazione anomala, una rotazione tra una specie vegetale e una specie animale, quindi una rotazione maiale-mais. Maiale-mais, questa non l'avevo sentita ancora. Perché, vedi, questo campo è diviso in due parti. Quest'anno a sinistra si coltiva il mais da polenta e a destra si allevano i maiali allo stato brado. Alleviamo una razza in via d'estinzione che è la Mora Garlaschese, che è una razza molto rustica che si adatta benissimo a vivere in situazioni come questa, che gli animali pascolano, si muovono, fanno anche i fanghi, perché d'estate noi creiamo veramente delle... Hanno anche la spalla, cioè, wellness anche, perché gli creiamo noi delle zone con delle pozze d'acqua, perché hanno bisogno di sporcarsi di terra per proteggersi dal sole. L'anno prossimo faremo il contrario, sposteremo i maiali a pascolare dove c'era il mais e dove i maiali hanno lavorato il terreno, mangiate tutte le erbacce che ci sono dentro, concimato, cosa facciamo? Mettiamo il mais. Quindi i maiali lavorano per il mais. Sai Fabio che qui in Cascina abbiamo un motto: riscopri quella piccola parte di contadino che c'è in ognuno di noi. E tu lo stai facendo mangiando il risotto. Tra l'altro è fantastica come sensazione, perché ho visto prima la pianta lì fuori e adesso mi ritrovo i chicchi di riso nel piatto. Riso a metri zero. In questo campo abbiamo tre prodotti che servono anche per la spa. Il mais da polenta, con il quale facciamo degli scrub. La lavanda, con il quale facciamo l'olio essenziale per i massaggi, e l'uva fresa, che serve per fare degli scrub al mosto d'uva. Alla fine che cos'è che ti ha reso uno dei migliori nel campo? Sicuramente aver letto il libro dell'autosufficienza scritto da John Seymour quando avevo 20 anni è stata un'esperienza che mi ha segnato profondamente, così come ha segnato tutta la mia generazione. Prospettavo questo sogno dell'autosufficienza, di una vita agreste, a contatto con la natura, prodursi il cibo per vivere, insomma una cosa che mi ha ispirato tantissimo e mi ha portato poi a fare questa scelta di vivere da agricoltore. I valori della terra, l'amore per la natura, la ricerca dell'autosufficienza. Sono questi gli ingredienti del successo di Gabriele. Ma c'è ancora tanto da scoprire. Il viaggio continua.